Allora, realizziamo il video di una lavabicchieri. Tasto di accensione, l'acqua è arrivata a temperatura. Vediamo lo start. La macchina inizia a lavare. Vedete il calore, le pale girano. Quando finirà il lavaggio si sentirà un piccolo rumore che andrà ad indicare che è passato dal lavaggio al risciacquo. Il tantino bianco ci dà l'opportunità di effettuare il lavaggio a freddo, è un optional in più di cui dispone la macchina. Andiamo tantino perfettamente a lavare. La macchina ha finito. All'interno della macchina, nella vasca, c'è il sempre pieno, che è questo tappo, che serve per far scaricare la macchina. Tolto questo tappo, la macchina scarica. E questo lavoro si deve fare per cambiare l'acqua. Si lascia completamente svuotare la macchina, dopodiché si riapplica il sempre pieno, si riempie nuovamente la vasca. Da fare quando l'acqua è da cambiare, si reputa necessario, e soprattutto la sera quando si staccano i macchinari è opportuno stappare il sempre pieno e lasciare la macchina completamente vuota. Spegniamo, adesso la macchina verrà imballata per la spedizione.